Polifemo torna nuovamente qui nel Tribunale di Taranto perché a distanza di un mese si terrà la nuova udienza per quanto riguarda appunto la denuncia che l'Unione Sindacale di Base ha depositato nei confronti di ArcelorMittal per la violazione degli accordi previsti per l'assunzione del personale. In questa seconda udienza verranno infatti ascoltati nuovi testi e noi siamo qui per tenervi al corrente di tutti quelli che saranno i risvolti e le novità inerenti a questo caso. Ai nostri microfoni Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, USB Unione Sindacale di Base, ovviamente anche lui presente in questa seconda udienza qui presso il Tribunale di Taranto. Allora, signor Rizzo, che cosa ci dobbiamo aspettare da oggi, ovviamente oltre alla giustizia? Qual è l'umore dei lavoratori? Ma noi siamo carichi, da come si è svolta la causa, le udienze della causa finora, siamo convinti al 100% di aver dimostrato che ci sono state grosse anomalie. C'è un dato: noi abbiamo consegnato documentazione cartacea, quindi abbiamo portato su carta quello che è avvenuto, mentre Ilva si è difesa dicendo tutta una serie di cose, tra l'altro parecchie anche non vere. Quindi da questo punto di vista, però, sono di parte, per me non c'è partita, poi non lo so. L'umore è abbastanza positivo, quindi questo è già un punto a nostro favore, diciamo così. Sì, perché semplicemente, cioè, a meno che non siano impazziti centinaia di lavoratori che si mettono, come dire, a gridare allo scandalo perché sono stati messi fuori ingiustamente, e io credo che un barlume di verità ci sta in tutta questa storia. Poi, insomma, ricordiamo a chi ci segue che quello che viene contestato ad ArcelorMittal è la violazione degli accordi e poi anche una condotta antisindacale. Sì, la condotta antisindacale sta nel fatto che abbiamo fatto 18 mesi di trattativa, non hanno mai parlato di esternalizzare determinate attività e poi ci ritroviamo successivamente con pezzi importanti di lavoro che si svolgevano all'interno dello stabilimento completamente esternalizzati e lavoratori sostituiti da altri lavoratori con contratti tra l'altro molto peggiori rispetto a quello dei metalmeccanici. Noi non abbiamo concordato tutto ciò, oggi c'è anche il segretario nazionale che verrà a testimoniare il fatto che durante la trattativa si era escluso categoricamente che ci potessero essere terzializzazioni. Anzi, lo dico come sì, come l'ho detto al giudice: se noi avessimo, se all'interno dell'accordo era inserito il capitolo delle terzializzazioni, USB non avrebbe sottoscritto assolutamente quell'accordo. Quindi una violazione ancora in aggiunta. Sì, poi loro prima hanno detto, se non sbaglio hanno dichiarato che avevamo concordato ma non c'è scritto da nessuna parte, poi hanno detto che è stata una scelta aziendale successiva al 6 settembre, cioè anche qua non è che tu firmi un accordo e il giorno dopo decidi di fare quello che vuoi allontanandoti da quelli che sono i criteri previsti dall'accordo, idem sui criteri da applicare. Cioè, oggi abbiamo scoperto che i criteri non sono solo quelli previsti all'interno dell'accordo, ma in alcuni casi sono anche il fatto se tu fai i turni o non fai i turni, come un esempio che abbiamo portato di fronte al giudice. Ilva si è difesa dicendo: non ho scelto quei lavoratori perché avevano, sì è vero che avevano i criteri più alti, ma non facevano i turni, invece quell'altro faceva prima e secondo turno. Cioè, ma è così assurde, lo dico. Quindi non ci resta che aspettare l'evoluzione dell'udienza di oggi. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Siamo qui all'esterno del tribunale in attesa che si svolga questa seconda udienza. Io sono in compagnia dell'assessore regionale Cosimo Borraccino. Allora, assessore, oggi che cosa ci aspettiamo da questa seconda udienza? Dovrebbero essere ascoltati altri testi. Questo fatto di aver posticipato ulteriormente il giudizio, lei come lo interpreta? Ovviamente non entro nelle dinamiche processuali che non attengono a me, dico che c'è una richiesta di ulteriore testimonianza da parte di lavoratori, è un fatto secondo me, lo dico diciamo senza entrare nel merito dell'attività istruttoria che attiene al magistrato, al dottor De Napoli, io penso che sia comunque un fatto positivo perché molti lavoratori, non sarà soltanto un lavoratore, potranno effettivamente dimostrare e testimoniare come quell'accordo, purtroppo, lo dico con amarezza, quello del 6 settembre non sia stato rispettato. Quindi oggi ci sono le ragioni dei lavoratori, le ragioni anche però della giustizia, del rispetto di un accordo sancito tra parti che purtroppo è stato più volte ripetutamente stravolto. Allora, da questo punto di vista noi ci aspettiamo oggi il trionfo della giustizia, non soltanto per quanto riguarda la reimmissione dei lavoratori,
lavoratori, ma soprattutto per far comprendere alla nuova azienda che è subentrata allo Stato e prima ancora all'Ilva che qui la legge va rispettata e quindi non ci possono essere sconti, non si può far finta di nulla e soprattutto non ci possono essere prevaricazioni nei confronti dei cittadini. Taranto ha già dato, ha dato tanto da questo punto di vista, avere anche adesso il peso di soprusi subiti dai più deboli, dai lavoratori, questa è davvero una vicenda obbrobbiosa. Quindi aspettiamo fiduciosi questo giudizio e la presenza qui delle istituzioni della regione, dell'assessore regionale, serve anche a testimoniare la vicinanza appunto delle istituzioni ai lavoratori, al mondo del lavoro e al sindacato. Sono in compagnia di Sergio Bellavita, segretario nazionale dell'Unione Sindacale di Base, anche lui ovviamente presente per questa seconda udienza qui presso il Tribunale di Taranto. Che cosa ci aspettiamo oggi da questa seconda udienza? Volendo fare un bilancio, il fatto che ci sia questa seconda udienza con l'audizione di nuovi testi è una cosa positiva, cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente c'è la necessità di un approfondimento, quindi il giudice ha ritenuto opportuno ascoltare altri testi perché la vicenda è molto delicata da tutti i punti di vista per l'insieme della città, perché questa non riguarda solo lo stabilimento ex Ilva. Cosa ci aspettiamo? Noi come sempre ci aspettiamo giustizia, avremo qui a dire ancora una volta le nostre ragioni rispetto alla mancata informazione e comunicazione di ArcelorMittal e ci aggiungiamo anche il peso di tutto quello che sta accadendo nelle famiglie dei lavoratori che sono stati collocati in cassa integrazione, secondo noi arbitrariamente, senza rispettare alcun criterio. Questo è un fatto gravissimo, oltre alla questione ambientale che sta esplodendo di nuovo e che chiede giustamente un intervento rapido della politica ma anche del sindacato, e noi che abbiamo sottoscritto quell'accordo, siamo stati protagonisti di quell'accordo, per primi vogliamo metterci le mani, e se ArcelorMittal non rispetta gli impegni davvero bisogna lavorare tutti per chiudere questo stabilimento. Come siete riusciti a gestire i rapporti e gli umori con i lavoratori in questo mese? I rapporti sono complicati e difficili perché in questa situazione è evidente che c'è il rischio che ognuno si chiuda nella propria situazione familiare e purtroppo di situazioni pesanti ne conosciamo tante. Non è facile gestire collettivamente, stiamo cercando di rappresentare questi bisogni in maniera collettiva che secondo noi è la più efficace, anziché la via diciamo, individuale, o peggio ancora il fatto che ognuno si chiuda nelle proprie difficoltà. Quindi abbiamo tante notizie di situazioni molto, molto pesanti. Ripeto, questa città, questi lavoratori hanno un credito e hanno un bisogno, un diritto di giustizia enorme. Operai, rappresentanti sindacali e rappresentanti istituzionali stanno facendo il loro ingresso in tribunale e stanno raggiungendo la sala dove si terrà questa seconda udienza. In questo momento fa ingresso infatti il coordinatore provinciale e si raggiunge l'aula al primo piano, quella dedicata appunto alla decisioni relative a cause sul lavoro. Abbiamo raggiunto l'aula dove si terrà la seconda udienza in questione, il giudice è già arrivato, attendiamo le parti che appunto animeranno questa nuova udienza. Salve, buongiorno, possiamo prendere due dichiarazioni per quanto riguarda l'udienza che si sta tenendo? No, grazie, non abbiamo dichiarazioni. Nulla? Va bene, grazie lo stesso per la disponibilità. Come vedete abbiamo cercato di raccogliere qualche dichiarazione da parte anche dell'altro versante, quindi dai rappresentanti di ArcelorMittal, però non ci hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, noi rispettiamo insomma ogni punto di vista. Sono in compagnia di Luciano Manna, rappresentante di PeaceLink, anche lui presente in questa seconda udienza. In questo frangente il giudice ha mandato tutti fuori e ha chiesto appunto agli avvocati di fare le proprie conclusioni, quindi un momento abbastanza cruciale, Luciano. Sì, perché questa è la seconda udienza, la prima quella del 19 marzo, quindi la seconda udienza sono stati ascoltati nuovi testimoni. È importante anche esserci come città, come cittadini, semplicemente perché ArcelorMittal entra per la prima volta e viene giudicata da un giudice. È la prima volta che avviene da quando appunto è in gestione da novembre lo stabilimento. E è importante sostenere la denuncia del sindacato.
perché non ci sono soltanto le denunce sulle questioni ambientali. Purtroppo qui si denuncia una cosa molto importante, che è il gestore che disattende articoli dello statuto dei lavoratori, quindi un comportamento antisindacale. In questa città, se vogliamo risolvere la questione ambientale, dobbiamo anche pensare alla tutela dei lavoratori. E in questo caso, regolarità da tutti i punti di vista. Regolarità e legalità da tutti i punti di vista. Dispiace, appunto, se vogliamo parlare di legalità, un piccolo appunto: oggi ArcelorMittal entra qui per essere giudicata da un giudice, mentre ieri era nell'ufficio del procuratore, e questa cosa sinceramente i cittadini non la vedono molto bene, nel senso che ArcelorMittal oggi, se non avesse l'immunità penale, dovrebbe essere indagata da questa procura e quindi non dovrebbe dialogare con il procuratore, mentre oggi è qui a giudizio. Senza voler anticipare niente, ho visto che tu eri molto preso anche all'interno dell'aula dell'udienza. Secondo te, da quello che hai potuto ascoltare, perché come dicevi giustamente sono stati ascoltati altri testi, che cosa ti è sembrato di capire? C'è stata una certa sincerità da parte dei testi di entrambe le parti, ecco, non vogliamo schierarci. A prescindere dalla loro sincerità, che Dio solo sa, insomma, se sono stati sinceri o meno, dal punto di vista dei cittadini, del cittadino che non ha grosse competenze legali, si evince che gli accordi presi a Roma sono stati disattesi, e quindi quello che appunto ArcelorMittal aveva dichiarato al MISE, al Ministero, ha disatteso appunto alcuni punti fondamentali, cioè mandare a casa gente che ha quattro figli, persone con categorie protette, in maniera totalmente indiscriminata. Penso che, speriamo, perché il cittadino vuole sempre e vuole continuare a credere nella giustizia, nelle istituzioni, nella legalità, speriamo che questo sia il primo passo per far rispettare ad ArcelorMittal quelli che sono i diritti dei cittadini tarantini, che ricordiamo poco più di un mese fa sono stati difesi proprio dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Qui a Taranto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che non si rispettano i diritti, ha condannato questo governo, l'Italia, appunto perché ha legiferato in maniera che non tutela la salute. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla tutela dei lavoratori e immediatamente dopo i cittadini. Vogliamo sottolineare anche il fatto, Luciano, che anche oggi in questa udienza c'è una grande partecipazione non solo di operai ma anche di cittadini tarantini, quindi anche in questa seconda udienza sono tanti coloro i quali hanno bisogno di sapere che in qualche modo è stata applicata la legalità, quindi rimarchiamo il fatto che c'è davvero un grosso sostegno sia dalla parte sindacale sia dalla parte della popolazione. La popolazione probabilmente è veramente stanca. Sinceramente ne avrei volute di più di persone, però va bene, insomma, piano piano dare coscienza, cioè constatare che c'è gente che piano piano prende coscienza non è facile. Sì, e ce la faremo piano piano a dare appunto l'informazione corretta, e questa trasmissione lo sta facendo, appunto per far comprendere cosa c'è da rispettare o meno, le regole basilari che un datore di lavoro deve rispettare per la tutela del lavoratore e poi per la salute dei cittadini. Sono stati ascoltati i nuovi testi, sono state raccolte le deposizioni, il giudice ha dato una ventina di minuti di pausa agli avvocati per preparare le loro conclusioni, quindi nell'attesa noi riprendiamo la nostra posizione all'interno della sala per vedere un po' quale sarà l'esito di questa giornata. Abbiamo ai nostri microfoni l'avvocato Mario Soggia. Per la prima volta ArcelorMittal viene portata di fronte a un giudice, oggi si è conclusa la seconda udienza, qual è il sunto che possiamo fare di queste due udienze? Beh, insomma, è una vertenza molto molto complessa, perché noi abbiamo contestato che ArcelorMittal non ha mai comunicato alle associazioni sindacali e in particolare alla USB che io difendo, non ha mai comunicato i criteri con i quali ha provveduto alla selezione degli 8.200 lavoratori che provenivano dal bacino di Ilva Spa in amministrazione straordinaria. Quindi abbiamo contestato che
la società Metalla ha assunto un comportamento assolutamente discrezionale, arbitrario, cioè ha deciso in maniera assolutamente unilaterale quali dovessero essere gli operai e gli impiegati da assumere. Naturalmente questo ha comportato una serie di discriminazioni, perché abbiamo verificato che sono rimasti fuori persone che hanno una certa disabilità, persone che avevano fatto delle vertenze in precedenza, persone che avevano contestato la violazione dei diritti di sicurezza dei lavoratori. E questo abbiamo appurato in questo processo, che utilizzando un velo di legittimità nell'utilizzo dei criteri di scelta, abbiamo dimostrato che invece Mittal ha agito in maniera assolutamente arbitraria, seguendo delle proprie interne logiche. Quindi il giudice si è riservato ovviamente di decidere. Quali saranno le tempistiche per sapere un po' quale sarà la soluzione di questa controversia? Le tempistiche non le posso dire in maniera precisa, perché il giudice non ha dato un termine entro il quale farà il suo provvedimento. Certo è che la procedura che abbiamo attivato, che è quella del comportamento antisindacale, è molto veloce, quindi ci aspettiamo a brevissimo una pronuncia. Grazie per la disponibilità. Abbiamo cercato anche di parlare con l'avvocato della controparte, l'avvocato Schiavone, non siamo riusciti però a localizzarlo. Per qualsiasi dichiarazione noi siamo disponibili con le nostre telecamere. Concludiamo questa puntata speciale di Polifemo con il seguente comunicato dell'USB diffuso al termine dell'udienza di oggi. Usciamo da questa seconda udienza, svolta presso il Tribunale di Taranto, molto soddisfatti, dichiara il coordinatore provinciale Francesco Rizzo, perché in merito alla denuncia ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori abbiamo confermato la nostra tesi con i documenti e quindi con fatti inconfutabili. Oltre materiale presentato nella prima udienza, quella del 19 febbraio scorso, oggi abbiamo presentato altra documentazione. L'azienda, a sua difesa, non ha presentato nessun atto concreto posto nero su bianco e si è limitata a raccontare verbalmente cose prive di riscontri cartacei ed in parte non attinenti alla discussione tenuta davanti al giudice De Napoli. Un particolare ringraziamento va al nostro legale, l'avvocato Mario Soggia, che nella parte conclusiva dell'udienza ha argomentato in maniera professionale ed egregia le ragioni della denuncia del sindacato USB, e cioè il comportamento antisindacale da parte di ArcelorMittal a seguito dell'accordo sindacale di settembre. Grazie anche ai numerosi lavoratori presenti, che con orgoglio si sono sentiti rappresentati davanti alla legge. Attendiamo la sentenza definitiva e restiamo fiduciosi per una conclusione positiva e a nostro favore. Siamo in compagnia dell'avvocato Mario Soggia, appunto, per avere dei chiarimenti più tecnici in merito a questa vittoria. È stato definito addirittura Davide contro Golia. Eh beh, certo che è Davide contro Golia. È un piccolo sindacato di una cittadina come Taranto che ha affrontato un colosso mondiale come Mittal, e lo ha affrontato contestando tutte le anomalie che erano state riscontrate nella assunzione degli 8.200 lavoratori presi dal bacino Ilva SpA in amministrazione straordinaria, anomalie che avevano fatto ravvedere una certa discrezionalità, una certa arbitrarietà nella scelta dei lavoratori, in controtendenza rispetto a quelli che erano stati gli obblighi assunti in sede di accordo sindacale stipulato dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico, laddove Mittal si era obbligata a rispettare dei criteri di scelta obiettivi. Questo non è stato fatto, abbiamo dimostrato in questo giudizio d'urgenza, abbiamo dimostrato con documenti e con i nostri informatori che ciò non era avvenuto. Mittal si è difesa affermando che invece tutti i criteri erano stati adottati in maniera coerente con l'accordo sindacale, e il giudice ci ha dato ragione, ha detto che è stata assolutamente poco trasparente la fase attuativa dell'accordo sindacale e che ha condannato, e il giudice ha condannato Mittal a fornirci tutta la documentazione, tutte le graduatorie a mezzo delle quali hanno provveduto alla scelta dei lavoratori assunti. Quindi in questi 60 giorni che seguiranno ci possiamo aspettare finalmente quella fatidica graduatoria che non è mai stata stilata? Finalmente, speriamo insomma che la stileranno, che ottempereranno all'ordine del giudice, e di lì vedremo punto per punto se effettivamente
effettivamente questa graduatoria è rispettosa di ciò che è stato fatto. Per concludere, avvocato, possiamo in qualche modo tranquillizzare quei lavoratori che sono stati precedentemente assunti, che le loro sedie resteranno lì? Possiamo tranquillizzarli perché il giudice, in un passaggio della sentenza, in un passaggio molto lungimirante e molto importante, ha affermato che questo tipo di provvedimento non va assolutamente ad intaccare quelli che sono i diritti acquisiti dei lavoratori che sono stati già assunti. Quindi qualora dovessimo ravvedere effettivamente quelle anomalie che dovessero portare a delle assunzioni, non saranno intaccati i diritti acquisiti dei lavoratori, ma bisognerà provvedere a nuove assunzioni. Che cosa abbiamo contestato noi come USB? Abbiamo contestato che la ArcelorMittal, nell'assumere gli 8.000 e quasi 200 lavoratori che provenivano dal bacino della Ilva SpA in amministrazione straordinaria, non ha adottato alcun criterio di scelta, nel senso che ha assunto coloro che volevano assumere, non secondo dei criteri di carattere obiettivo, quali poteva essere la professionalità o quale poteva essere i carichi di famiglia o l'anzianità di servizio, ma hanno scelto coloro che non davano fastidio, fondamentalmente, coloro che non hanno problemi di disabilità, coloro che non hanno mai denunciato nulla nella precedente gestione. In questo dimostrando anche che alla fine c'è una continuità tra quella che è la vecchia gestione e la nuova gestione. Noi abbiamo detto che all'accordo sindacale davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, quello che è stato firmato il 6 settembre 2018, erano stati previsti dei criteri per scegliere i lavoratori. I lavoratori erano 10.700, Mittal dice ne assumerò 8.200, i sindacati dicono vabbè, ma come li sceglierai? In quel caso davanti al Ministero erano stati individuati dei criteri, la professionalità, i carichi di famiglia e l'anzianità di servizio. Nel corso del tempo Franco, insieme a tutti voi, tutti i delegati, si rende conto che ci sono delle anomalie, che ci sono persone disabili che non vengono assunte, che ci sono persone che hanno 4 figli e mogli a carico che rimangono a casa e invece vengono assunte persone con un figlio o single o col doppio reddito, persone che sono state assunte da poco tempo che vengono presi da Mittal e altri che hanno 20 anni di servizio che vengono lasciati a casa, allora c'è qualcosa che non va. Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. C'era la possibilità, cioè c'era, come dire, così come avevano pensato qualche altro sindacato, ci facciamo i ricorsi singoli in modo tale che io vado a dire che ho 4 figli e non sono stato assunto e vinciamo la causa. Non è così, perché abbiamo ragionato con Franco che non è così, perché avrebbero naturalmente Mittal, costituendosi in giudizio, a ogni causa avrebbe portato dei motivi diversi. Allora abbiamo detto facciamo una cosa generale, cioè contestiamo che di fronte all'obbligo che Mittal aveva di comunicare all'USB, a tutti i sindacati, ma all'USB in particolare che lo chiedeva, di fronte a questo obbligo di comunicare quali fossero stati i criteri mediante i quali il Mittal ha assunto gli 8.200 lavoratori, di fronte a questo obbligo Mittal non ha dato nessuna risposta. Allora ci siamo andati a vedere che questo può determinare un comportamento antisindacale, una condotta antisindacale. Cioè la legge e poi varie sentenze dicono attenzione, nel momento in cui tu fai questi passaggi, tu azienda, tu datore di lavoro fai questi passaggi, tu devi parlare col sindacato e devi dire io ho pensato di fare in questa maniera, ho applicato questi criteri, tu che cosa ne pensi e poi si passa. E poi si passa alle assunzioni. Questo non è stato assolutamente fatto, nonostante tutte le riunioni che sono state fatte davanti sia al Ministero dello Sviluppo Economico dopo il 6 settembre 2018, sia all'ILVA. In stabilimento Franco chiedeva quali fossero i criteri e nessuno diceva niente. Quindi abbiamo deciso di fare questo ricorso, innanzitutto perché è urgente, velocissimo, tant'è vero che l'abbiamo depositato il 22 gennaio e il 22 marzo, dopo 2 mesi abbiamo già una bella sentenza. E fare questa sentenza ci avrebbe permesso di capire
per tutti gli 8.200 lavoratori cosa era successo. Effettivamente che cosa è emerso in questo processo? È emerso, così come ha detto il giudice, che tutta la fase di attuazione dell'accordo sindacale di assunzione dei lavoratori non è stata per niente trasparente da parte di ArcelorMittal. Cioè il giudice dice espressamente: cara Mittal, non sei stata chiara, non sei stata trasparente per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di scelta sulla professionalità, per quanto riguarda i criteri di scelta sull'anzianità di servizio e carichi di famiglia è stata una radicale illegittimità, perché non ha comunicato niente, non ha comunicato nessuna classifica, non ha comunicato nessuna graduatoria. Il giudice ha dichiarato che Mittal si è sottratta a qualsiasi obbligo che aveva nei confronti del sindacato, e quindi ecco perché condotta antisindacale, cioè gli ha detto: tu hai fatto tutte queste assunzioni senza consultare i sindacati, e questo la legge non te lo permette. Quindi a che cosa è arrivato il giudice? Innanzitutto ha detto che ha dichiarato questa condotta come condotta antisindacale, che per l'azienda che è venuta dall'India a comprare il più grosso stabilimento siderurgico d'Europa non è certo un bell'inizio, no? Visto che non ha la capacità o non vuole rapportarsi con i sindacati, non è una bellissima cosa, visto che ha parlato anche il giudice di una situazione di una grandissima rilevanza sociale, e quindi è tanto più grave questa condotta quanto più ampio è stato il procedimento di attuazione. Quindi con questa grande rilevanza sociale il sottrarsi è stato proprio una cosa assolutamente illegittima. Quindi che ha detto? Ha condannato Mittal per condotta antisindacale, e poi ha condannato Mittal a comunicare entro 60 giorni quelle che sono le classifiche, quelle che sono le graduatorie attraverso le quali sono arrivati ad assumere i lavoratori. Quindi ci devono comunicare, in base alla professionalità, in base ai carichi di famiglia, in base all'anzianità di servizio, come sono arrivati a fare le assunzioni. Attenzione, c'è anche un aspetto molto importante, perché ha detto: entro 60 giorni dovete comunicare queste cose, e comunque sin da subito per 15 giorni dovete pubblicare su tutte le bacheche dell'azienda, dello stabilimento siderurgico di Taranto, dovete pubblicare questa sentenza, quindi in modo che tutti possano vedere qual è stata questo tipo di condanna. E c'è stato un passaggio molto importante del giudice, devo dire molto lungimirante e molto razionale, cioè ha detto: attenzione, rimangono ferme tutte le assunzioni che sono state fatte fino adesso, quindi quelle che sono state le assunzioni non si toccano. Questo perché magari ha immaginato, noi l'abbiamo anche paventato, che sarebbe nato una sorta di rappresaglia da parte di Mittal, che avrebbe detto: assumo Tizio perché in effetti c'è stata un'anomalia, ma a questo punto io ti licenzio quello che non doveva essere assunto. Il giudice in tre righe, ma molto efficace, ha dichiarato che questa logica non può essere applicata. Quindi coloro che sono stati assunti rimangono assunti. Quindi il problema sarà di Mittal, qualora dovessimo verificare effettivamente, e ce ne saranno, di anomalie, cioè quindi di persone che dovevano essere assunte e non sono state assunte, è un problema di Mittal quelle di assumere anche oltre quello che è l'accordo sindacale dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi in 60 giorni noi aspettiamo queste graduatorie, e quindi noi poi andremo a verificare caso per caso che cosa è successo, anche perché io, secondo me, ne vedremo delle belle, perché questi cercheranno naturalmente di tirar fuori delle graduatorie che corrispondano alle porcherie che effettivamente hanno fatto. Quindi chissà, forse troveremo operai con quattro figli che ne hanno uno, o che hanno 20 anni di servizio e ne hanno uno, quindi chissà che cosa tireranno fuori. Però adesso la partita è tutta da giocare, adesso abbiamo messo al muro Mittal con questa sentenza, e adesso Mittal deve tirar fuori tutta questa documentazione che ci consentirà di capire operaio per operaio che cosa è avvenuto, ed eventualmente poi fare le azioni individuali
o per essere assunti o per fare delle azioni risarcitorie, quindi dovremo valutare anche tutti questi tipi di azioni da fare, perché chi è stato ingiustamente in cassa integrazione per un certo periodo di tempo e non ha avuto lo stipendio potrà magari, questo lo dico adesso per il futuro, poi bisognerà vedere caso per caso, quindi agire per ottenere quelle che è le differenze retributive che non ha percepito per essere stato mantenuto ingiustamente in cassa integrazione, oppure agire al fine di essere assunto. È una vittoria su tutti i fronti, che ne dica Mittal, è una vittoria su tutti i fronti, anche le parole utilizzate dal giudice che ha stigmatizzato, che ha detto che questo comportamento è stato molto grave, lo attestano, e attestano anche il fatto che il giudice ha voluto dire che gli informatori di Mittal che sono venuti a testimoniare per conto di Mittal effettivamente non hanno detto niente che potesse sostenere la loro linea difensiva e ha creduto ai nostri informatori che hanno lamentato sin dall'inizio tutte le anomalie che avevamo denunciato. Abbiamo nuovamente raggiunto la sede della USB e quindi il coordinatore provinciale Franco Rizzo perché abbiamo necessità di fare delle dichiarazioni, delle precisazioni riguardo a un comunicato stampa che sta circolando, appunto fatto da AM Invest Co, e poi anche perché pare che ci siano dei soggetti che stanno dichiarando il falso sulla sentenza. Sì, fortunatamente c'è una sentenza che parla chiarissimo, poi come diciamo a Taranto purtroppo da troppo tempo alcuni soggetti fanno, c'è tanta disinformazione che tenta di creare confusione rispetto a quella che è stata una storica vittoria che l'USB ha conseguito ieri nel Tribunale di Taranto. Il comunicato stampa di AM Invest, che tra l'altro come dire, è pietoso da un punto di vista, ridicolo dall'altro, continua come dire, a fare disinformazione totale pur dicendo nella prima parte un fatto vero, ma non spiegando bene sostanzialmente. Ecco, da quel comunicato appare quasi che AM Invest abbia vinto la causa. In realtà non è così, anzi è così, ma è stata condannata non AM Invest come AMI, che adesso vi spiego che cos'è, alla condotta antisindacale. Perfetto, quindi con l'aiuto di questa lavagna andremo proprio a spiegare ancora meglio, insomma, e a chiarire questi punti che potrebbero essere non chiari, quindi noi vogliamo essere precisi. Allora, quando abbiamo deciso di fare il 28, a un certo punto abbiamo deciso con l'avvocato di attaccare tre soggetti, che erano Ilva in AS, Arcelor AM Investco Italy S.P.A., che il giudice identifica come AM, e ArcelorMittal Italia S.P.A., che il giudice identifica come AMI. In realtà Ilva in AS è la società che deteneva prima Ilva. AM Investco Italy S.P.A. è la società che ha acquisito Ilva. ArcelorMittal Italia S.P.A. è una controllata di AM Investco S.P.A. Sostanzialmente è questo. Quindi lo scrivo alla lavagna, così è abbastanza chiaro. Ilva. Ecco qui, quindi riassumiamo quello che ci ha appena detto il coordinatore Rizzo per chiarire meglio. Investco, AM Investco, come dice Italy S.P.A. e poi Arcelor Mittal Italia S.P.A. Allora, Ilva in AS, allora, perché questo escamotage? Per evitare sostanzialmente che a un certo punto presentiamo ricorso e una delle società in oggetto potesse dire: guarda che non sono io il soggetto deputato per legge a fare la scelta del personale, quindi per guadagnare tempo sostanzialmente abbiamo fatto ricorso a tutti e tre, anche se sapevamo dall'inizio che Ilva in AS non c'entrava assolutamente nulla, e abbiamo preferito paradossalmente andare a pagare le spese legali di due società, perché siamo stati condannati anche noi a pagare le spese legali di queste due società, perché il giudice logicamente ha ritenuto infondato la richiesta di comportamento antisindacale nei confronti di due società. E lo dice qui il giudice, precisa che l'USB propone l'articolo 28 nei confronti di Ilva in AS e nei confronti di AM Investco Italy S.P.A., di seguito AM, e di ArcelorMittal Italia S.P.A.,
che identifica come AMI e chiamerà AMI nel corso del procedimento. Quindi le prime pagine del procedimento del giudice sono per dire che la richiesta di USB è infondata rispetto a Ilva Enaes. Quindi Ilva Enaes la cancella il giudice. Perché? Perché Ilva Enaes si limita a accedere allo stabilimento ad Arcelor AM Investco Italy S.P.A. Il giudice anche qui cancella AM Investco, rigetta la domanda su AM Investco perché semplicemente acquisisce lo stabilimento. Accoglie la domanda del giudice nei confronti di ArcelorMittal Italia. Ecco, ne consegue il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti dell'Ilva, e qui spiega perché, perché Ilva ha solamente ceduto. Poi ne consegue il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti della AM perché ha solo comprato. La domanda invece è fondata nei confronti dell'AMI. AMI, che sarebbe ArcelorMittal Italia S.P.A., che ha rilevato il ramo d'azienda il 18 di settembre del 2018. Quindi è lei la società incaricata di gestire Ilva di Taranto, sostanzialmente lo stabilimento di Taranto e le eventuali assunzioni. Quindi su questo facciamo un chiarimento. Come risponde? Ecco, lo dico a parole mie, forse è più chiaro. È come se la condanna del tribunale dicesse a un certo punto è stato condannato Francesco Rizzo, e io dicessi no, non è stato condannato Francesco Rizzo che abita a Via Tamarigi numero 8, è stato condannato il segretario dell'USB, che è la stessa accusa di Taranto. Quindi diciamo è stato molto poco elegante da parte di Aminvestco fare un comunicato stampa in cui dice: a noi il giudice ha rigettato tutte le domande. Sì, è vero, ma la vostra controllata le ha accolte, che è lei sostanzialmente, quella che sono la stessa persona sostanzialmente. Cosa dice il giudice anche su questo? Perché se ne sono dette tante. A un certo punto, ieri mattina, correva voce che il giudice ci avesse dato ragione, ma avesse sostanzialmente detto rifate le graduatorie, quindi chi stava dentro stava fuori, e tante altre cose che si sono dette da soggetti che secondo me hanno una caratteristica: o sono in malafede o sono ignoranti e parlano così giusto per aprire la bocca. Però in ogni caso è bene fare chiarezza. È bene fare chiarezza. Allora, il giudice dice che la domanda è fondata e quindi dice sostanzialmente, rispetto alle cose che USB ha denunciato, che il prioritario criterio delle competenze professionali è rimasto sfornito. Quindi noi diciamo, gli accusiamo, guarda che i criteri che tu dovevi applicare in realtà non sono stati chiari e tu hai fatto come hai voluto, nella fase di attuazione dell'accordo di idonea specificazione. Poi il giudice dice... Ancora più radicale si rivela l'inadempimento in relazione al criterio sussidiario costituito dal punteggio derivante dalla media ponderata dell'anzianità di servizio dei carichi familiari. Anche su questo il giudice dice: là non ci avete fatto capire nulla. Così che non è possibile ricostruire il meccanismo di interazione in concreto degli stessi, cioè i vari criteri come interagivano fra di loro per emettere poi l'eventuale classifica che consentiva al lavoratore di capire quale punteggio. In ogni caso, come è stato univocamente rifiutato dagli informatori, cioè sia dai nostri che anche quelli di ArcelorMittal che hanno ammesso, nei punteggi individuali acquisiti dai singoli lavoratori in forza alla interazione dei due criteri, né tantomeno le graduatorie derivanti dalla comparazione tra i punteggi individuali sono stati mai comunicati ai sindacati. Quindi il giudice ci dà ragione, perché dice: ha ragione l'USB, non avete né dato i criteri né tantomeno le graduatorie, che è l'altra cosa importante prevista all'interno dell'accordo. Eppure siffatti, dice il giudice, obblighi informativi discendono direttamente dal paragrafo terzo, lettera A, punto 3, lettera B dell'accordo sindacale stipulato in data 6 settembre. A coloro che dicono che non bisognava firmare l'accordo, io dico: quell'accordo invece ci dava pure le garanzie, e il giudice le riporta. E infatti il monitoraggio e il confronto, dice il giudice, presuppongono necessariamente, quale condizione di effettiva e serietà degli stessi, la comunicazione dei punteggi attribuiti ai lavoratori fuggibili in eccedenza. Perché? Perché il giudice dice: il confronto c'è stato, però attenzione, per il sindacato e i lavoratori, per svolgere la propria funzione, hanno comunque bisogno dei punteggi attribuiti rispetto alle classifiche che tu hai fatto. Quindi il giudice dice: deve a questo punto rilevarsi che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve dare puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative. Quindi dà ragione a noi.
onde consentire la verifica della conformità del comportamento datoriale ai generali principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, non essendo ammessi elementi di discrezionalità. Quindi il giudice dice: guarda che in fasi come questa non ci sono elementi di discrezionalità, non puoi decidere tu. Nell'accordo ci sono scritti dei criteri, devi applicare quelli e tu devi fornire, come dire, devi dare la possibilità al sindacato, che è il soggetto rappresentante, e al lavoratore stesso di poter verificare se tu hai attuato correttamente quanto è scritto nell'accordo. Nella pagina successiva, qui il giudice dice: non possiamo dubitare che questo inadempimento, quello di prima, degli obblighi informativi in questione costituisca condotta lesiva dell'attività sindacale. Scritto chiaro. Tant'è vero che, dice dopo, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il provvedimento di repressione previsto dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che è quello che abbiamo presentato noi. Nel caso in esame è palese che la omessa comunicazione delle concrete modalità applicative del criterio prioritario delle competenze professionali determina una grave mancanza di trasparenza nelle scelte datoriali. Quindi il giudice ha detto: non sei stato trasparente, che preclude di fatto ai sindacati, oltre che ai singoli lavoratori, di esercitare un effettivo controllo sulla correttezza di tali scelte. Chiarissimo, questo è italiano e lo dice il giudice De Napoli. Quindi sostanzialmente, conclusivamente, il giudice deve dichiararsi antisindacale la omessa comunicazione da parte di detta società, limitatamente ai casi di eccedenza di personale fungibile rispetto alle funzioni, alle specifiche funzioni richieste dalle esigenze aziendali. E li condanna entro 60 giorni, vi leggo il paragrafo, il giudice li condanna sostanzialmente delle concrete modalità applicative del criterio delle competenze professionali, a parità di queste, dei punteggi delle graduatorie relative all'attuazione dei criteri sussidiari di anzianità di servizio e carichi familiari, nonché ordinarsi la cessazione della suddetta condotta e la rimozione dei suoi effetti mediante l'effettuazione di tale comunicazione alle organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo stipulato il 6 settembre, compresa la ricorrente, cioè noi, entro un termine che, in ragione della complessità degli adempimenti prescritti, si reputa congruo determinate misure di 60 giorni a far data dalla comunicazione del presente decreto. Quindi gli dice: tu ora, entro 60 giorni, mi tiri fuori le classifiche. Attesa la già evidenziata rilevanza sociale della vicenda, è altresì opportuno ordinare all'AMI l'affissione della parte dispositiva del presente decreto nelle apposite bacheche dello stabilimento siderurgico di Taranto, per un periodo di 15 giorni consecutivi a far data dal giorno successivo alla comunicazione dello stesso decreto. Quindi dice: ti condanno, così come è previsto l'articolo 28, e devi appendere per 15 giorni le bacheche e devi dire che hai perso ricorso con l'USB. E questo è il passaggio, tra l'altro, che smentisce coloro che dicevano che per uno che ne rientra ce n'è uno che ne riesce. Non appare ultroneo osservare a questo punto che il presente decreto non può incidere sui diritti acquisiti dai singoli lavoratori, sicché restano ferme le assunzioni già effettuate in attuazione dell'accordo sindacale del 6 settembre 2018. E qui poi condanna loro alle spese. Questa è la sentenza. Poi ci si può giocare con le parole. Io ho detto, chi gioca con le parole lo fa o perché è in malafede, oppure perché è ignorante, non ha la capacità di leggere la sentenza, però a questo punto sarebbe meglio stare zitto, farebbe meglio stare zitto. La cosa che ci tenevo a precisare era questa, sostanzialmente, al netto di tutto quello che vanno dicendo. Mi spiace poi constatare che ci sono alcuni soggetti che dovrebbero rappresentare i lavoratori, che invece, come dire, di essere contenti che c'è una sentenza che mette nelle condizioni quella fabbrica di non avere 8.200 dipendenti e basta, ma questa sentenza dice che 8.200 più, perché adesso quando usciranno le graduatorie, tutti quelli che stanno all'interno della graduatoria e che sono stati erroneamente messi fuori hanno il diritto di rientrare sostanzialmente al lavoro. Quindi io credo che ne dovrebbero gioire tutti coloro, come dire, che i lavoratori li rappresentano e ci tengono ai lavoratori. Io volevo precisare questo per evitare tutte queste innumerevoli polemiche che scattano, soprattutto sui social network, e lo dico con tanta pazienza: non risponderemo più, perché non è possibile rispondere al primo che si alza la mattina e, siccome vuole far polemica perché magari vuole apparire o perché ha un interesse proprio, a un certo punto tenta, come dire, no, di negare la verità, addirittura tentando quasi di dire che anche il giudice De Napoli è mentito. Cioè,
Ribadisco, non risponderemo più a questi personaggi. Tra l'altro, su questa vicenda parleranno i fatti. I fatti sono questi, mi permetto di dire, ma senza polemica, le chiacchiere le lasciamo agli altri come abbiamo sempre fatto, e questi sono i fatti sono che c'è la più grossa società di produttrici di acciaio a livello mondiale che è stata condannata su un articolo 28 proposto dal sindacato di base dell'Ilva di Taranto che è nato appena 6 anni fa. Questa è la verità, la vittoria non è la nostra, è di tutti i lavoratori e, come dire, a un certo punto quello che non capisco è perché alcuni soggetti che raccontano di essere contro Mittal a prescindere sono sempre i primi a far rilevare che USB, a me sembra che fanno finta di andare contro ArcelorMittal, ma in realtà, come dire, sono al fianco di ArcelorMittal. Grazie.